Ma allora ci dobbiamo proprio rassegnare dopo i 40 anni a non avere più la possibilità di migliorare nello sport? Forse sì, forse no. Rimani con me 5 secondi e si inizia. Una bellissima review che presentiamo oggi, che farà sognare tanti quarantenni o anche trentenni che insomma si stanno approcciando a questi age group per il futuro. Beh, intanto parliamo di questa review che è uscita su Frontiers dal 2016, che parla proprio di come la possibilità per gli atleti master di frantumare i limiti dell'endurance, ovvero gli atleti over 40 hanno migliorato le prestazioni più degli atleti più giovani. Una ricerca è uscita su questa rivista Frontiers in Physiology, che è molto nota nel mondo e quindi dà molte indicazioni, però vorrei che questa cosa fosse spiegata da uno dei master coinvolti che fa parte della Sport Science Academy, Laura Cecco. Ciao a tutti, ho scelto questa review perché vorrei pedalare ancora per molti anni. È confortante per noi sportivi non più giovani sapere che possiamo mantenere elevate le nostre performance sportive e quindi contrastare il decadimento dovuto all'avanzare dell'età, appunto mantenendo elevato lo stimolo allenante. Quindi direi a me stessa e a tutti gli sportivi age group: continuate ad allenarvi, anzi continuiamo ad allenarci, e potremo fare il nostro sport preferito ancora per molti anni. Ciao! Grazie Laura, e quindi quali sono le considerazioni che poi ci dobbiamo portare a casa da questa review che, ricordo, è uscita su Frontiers e ci dice che il mantenimento di un elevato stimolo allenante sostiene il livello prestativo anche in età avanzata. E questo è molto importante, perché infatti si perdono dei tempi, ovvero man mano che si aumenta con l'età poi alla fine diminuiscono anche i tempi. Un motivo fisiologico? Non sempre è così. Su questa review si è stato proprio visto che i livelli fisiologici non sono fortemente interessati, perlomeno anno per anno, il decadimento di questi non segue l'età anagrafica, ovvero l'età biologica non segue l'età anagrafica se il livello di allenamento è sempre costante e anche ad alti livelli. Allora ci sono altre cause, ad esempio nel ciclismo si è visto che le riduzioni di tempo, ovvero il peggioramento dei tempi, è molto minore rispetto ad altri sport quali l'atletica e il nuoto. Molto più del nuoto. Perché? Molto probabilmente per un problema di locomozione, proprio perché ci sono dei fattori che riguardano il costo energetico, quindi comunque anche la tecnica, che è legata a aspetti neuromuscolari, e molto probabilmente, anche nella review è stato sottolineato, potrebbe anche essere una cosa molto banale: ci si allena di meno, ci si allena di meno a quei ritmi che sono fondamentali per mantenere l'adeguata tecnica di corsa o di nuotata, e quindi si tende a fare solamente allenamenti a bassa intensità o comunque mai più a ritmi elevati. Questo fa decadere la prestazione negli aspetti della locomozione, quindi negli aspetti neuromuscolari. Questo, ovviamente, alla fine dei conti fa perdere un decremento. Tant'è che nella stessa review è stato notato che quando invece gli atleti mantengono un livello alto di preparazione, come se fossero atleti agonisti di 20 anni di meno, possono vincere tranquillamente anche delle gare importanti. Nel 2016, ad esempio, Cameron Brown nella gara di triathlon, anzi no, di Ironman, quindi la gara più lunga del triathlon in Nuova Zelanda, a 43 anni ha vinto la classifica assoluta. Quindi ci sono tanti casi che dimostrano tranquillamente il contrario: allenarsi come i giovani per ottenere risultati magari anche superiori al passato. Beh, è una cosa interessante, ma anche nella stessa review ovviamente viene citato l'approccio alle nuove metodiche di allenamento. È inutile chiaramente a 40-50 anni continuare ad allenarsi come si faceva 30 anni prima. E chiaramente le cose sono cambiate e quindi non ci possiamo di sicuro aspettare dei risultati migliorativi. Questo è importante, e quindi attenzione, continuiamo a farlo, visita medica e poi un approccio molto più scientifico all'allenamento, e poi magari i risultati arriveranno, così come questa review di Frontiers in Physiology tende a dire e a dimostrare tra di noi. Grazie alla Sport Science Academy. Intanto, se non l'hai fatto finora, metti un like, un'interazione o condividi questo video a tutti i tuoi amici. Ci sentiamo domani, e se vuoi sapere anche cos'è l'Academy, in qualche modo trova il link nel video e nel testo. Ci
aggiorniamo a domani. Ciao. Sport, fitness, nutrition. This is Sports Science Academy.